secondo genere della letteratura italiana delle origini su cui soffermeremo la nostra attenzione è rappresentato dalla poesia d'amore di origine cortese e provenzale. Si tratta, a differenza del Cantico di San Francesco e delle Laude di Jacopone, di poesia profana, non religiosa, per lo più di argomento amoroso in origine legata all'ambiente delle corti feudali. Per capirne meglio le origini dobbiamo fare un passo indietro e analizzare alcune testimonianze significative della letteratura in francese antico che risalgono all'XI e al XII secolo. Tali testimonianze rientrano nel più ampio genere della letteratura cortese, cioè della letteratura in versi e in prosa prodotta nell'ambito delle corti feudali del nord e del sud della Francia, una letteratura che è anche e soprattutto espressione di un codice di valori proprio dell'aristocrazia feudale. Il primo genere su cui focalizzeremo la nostra attenzione è quello dell'epica, delle cosiddette canzoni di gesta o chansons de geste. Le canzoni di gesta sono una forma di poesia epica che tratta di imprese di guerra e di eroi che si diffonde nella Francia del Nord tra l'XI e il XIII secolo. Si tratta di testi, in origine cantati, di cui il termine chanson, canzoni, pervenutici anonimi ed elaborati nel volgare parlato nella Francia del Nord, la lingua d'Oïl. Il termine geste o gesta, che deriva dal participio passato del verbo latino gerere, compiere, significa appunto imprese compiute. Molte di queste canzoni si incentrano infatti sulle imprese eroiche o gesta compiute da Carlo Magno e dai conti palatini del suo seguito, quelli che poi saranno chiamati paladini. La base delle narrazioni è dunque storica, ma non vi è assolutamente fedeltà alla storia. I poemi sono stati composti in un'epoca successiva alle vicende narrate, che risalgono all'VIII secolo d.C., per cui sulla realtà dell'epoca di Carlo Magno vengono proiettate mentalità e usanze del presente, cioè dell'XI-XIII secolo, in particolare lo spirito della guerra santa contro gli infedeli.